Lei ha nominato gli ospedali della Campania. Questo tour non finirà per quella parte, ma proseguirà per andare a visitare la struttura ospedaliera. Ecco, in tanti cittadini chiedono l'apertura. Vogliamo dirlo definitivamente che l'ospedale Antonio Gabbiani sarà nella rete dell'emergenza con tanto di assunzioni di personale infermieristico e medico. Credo di averlo detto 200-300 volte, ma sono Non è mai veramente tanto. siete un po' distratti. Andremo all'ospedale di Agropoli perché, come sapete, abbiamo fatto i lavori per le sale operatorie. Siamo pronti, stiamo procedendo in questo momento alle assunzioni di medici, di radiologi, di anestesisti, perché nel mese di giugno apriamo il servizio 24 ore su 24 per radiologia, il laboratorio di analisi. Fino alle 8 di sera per cardiologia, abbiamo la possibilità anche di fare quick surgery, cioè di ospitare per pochi giorni anche nella residenza ospedaliera nostri pazienti in collegamento con il DEA di Mano della Rocaria. Insomma, stiamo preparando al meglio anche la struttura ospedaliera, preparandoci come sempre nei luoghi turistici ad un raddoppio della popolazione. Quindi è doveroso Presidente, prepararsi una in data. tempo. Come? Una data. E chiedete al direttore generale, la data non me la posso dare perché stiamo facendo le assunzioni in questo momento, può essere un giorno prima, un giorno dopo, ma nel mese di giugno apriamo sicuramente tutto. Vi ricordo sempre, lo ricordo a qualche imbecille che ha la memoria corta, che quell'ospedale era stato chiuso. Io ricordo che sono venuto 2 anni fa e c'erano le catene alle porte d'ingresso. Ma boh.